Benvenuti, io sono Mr. Camarium e questo è il mio canale. Oggi vi mostrerò, mediante questo video tutorial, come è possibile passare una libreria nel nostro programma che normalmente utilizziamo per programmare i nostri microcontrollori della PIC. In particolare, come programma compilatore, io utilizzo quelli della MicroC. Vi farò vedere come è possibile prima scaricare la libreria interessata e poi integrarla nel nostro programma, perché molte volte succede che abbiamo per la necessità di utilizzare componenti elettronici che non sono standard all'interno del nostro programmatore, come ad esempio i display OLED, che sono librerie esterne. Ok, vi auguro una buona visione, spero che il video sia molto chiaro e vi raccomando di condividere il video, di registrarvi a questo canale e cerchiamo di raggiungere almeno 200 like su questo video. Buona visione. Allora, cominciamo. Apriamo il nostro browser. Andiamo sul sito ufficiale, che è... Poi in descrizione vi metterò tutti i link. LibroStock. Ok, qui ci dobbiamo registrare. Io già sono registrato a questo sito. Facciamo il login. Poi andiamo su LibStock. Per cercare la libreria che ci serve, utilizzeremo i filtri, quindi libreria. Poi indichiamo il nostro tipo di compilatore, perché questa procedura vale per i compilatori del C Basic e Pascal. In questo caso io userò quello C, quindi spuntiamo la casella C. Il tipo di PIC che ci serve la libreria, se è un PIC normale a 8 16 bit, un DS o un D4. Ok, PIC a posto. In questo caso, come esempio, andremo a prendere questo qui, un display OLED della Rheinstar. Clicchiamo su download, scaricato, lo andiamo ad aprire. Andiamo a decomprimerlo. Ok, in questo caso ci troveremo questo file con l'estensione mpkg. Per gestire questo file ci serve un altro software sempre rilasciato dalla Micro. Quindi andiamo a cercarci questo programma sempre sul sito ufficiale. Quindi andiamo sul sito della Micro. Prodotti, software, supporto software, eccolo qua, Patch Manager, lo andiamo a scaricare e poi successivamente a installare. Basta cliccarsi giù due volte sopra ed eccolo qua. Yes. Close. Ok. Chiudiamo. Adesso andiamo a cliccare su Open e andiamo a cercare il file che abbiamo scaricato. Questo è il file che abbiamo scaricato. Eccolo qua, ce lo troviamo qui. La prima cosa da fare è cliccare sopra la libreria che ha la forma di un libro aperto. Se vedete, alcuni PIC non sono selezionati. Allora, infatti sono 619, ma in questo caso ne vede 613. Andiamo su Seleziona tutti e seleziona tutti i PIC e andiamo a procedere sulla installazione. Yes. Ecco qua. Allora, finito con successo. Possiamo chiudere il nostro programma. Chiudiamo anche qui che non ci serve più. E andiamo su MicroC. Eccolo qua, ce l'abbiamo qui. Se non lo vedete, di qua.
Se no, eccolo qui, è in fondo, eccolo qua. Se nell'eventualità non dovesse comparire in questa lista, io adesso l'ho selezionato, basta fare refresh, cioè aggiorna. In questo modo, e lo andremo a visualizzare. Vediamo, sì, ci sono tutte le caratteristiche di questo tipo di libreria. A posto. Non è molto difficile, anzi è molto semplice, perché comunque la MicroC ha realizzato questo software per l'integrazione di una libreria che praticamente ha ridotto i tempi e ha semplificato l'operazione. Che poi al sito delle librerie ci si può accedere anche direttamente da questo pulsantino. Quindi vi auguro un buon proseguimento, non dimenticatevi il like sotto questo video e di condividerlo. Buona giornata a tutti.